Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed è giunto il momento di parlare di Nvidia e AMD e soprattutto di ciò che hanno detto durante il CES 2022. Prima di cominciare vi faccio un piccolo spoiler per il prossimo video. Vedete la mia 3080? Non è più una 3080, questo è semplicemente il dissipatore ad aria della 3080. Il prossimo video sarà riguardo questo sistema, l'Ice Wolf 2 di AlphaCool, e nel prossimo video si concluderà la trilogia della serie la mia RTX 3080 al liquido. Mi sento figo a dire trilogia di serie, ma adesso bando alle ciance e torniamo al CES 2022. CES 2022, una delle fiere che più aspettavo di quest'anno, perché, diciamoci la verità, negli ultimi mesi si percepisce un'aria di stantio, cioè non ci sono le schede video, non c'è questo, non c'è quello, shortage di semiconduttori, chissà cosa ci riserverà il futuro. Parto col dire che la conferenza che più mi ha impressionato è stata quella di AMD e vi spiego subito il perché. Ormai è chiaro che i PC sono importanti in questo periodo della nostra vita e c'è da dire che i portatili sono stati decisamente rivalutati negli ultimi mesi. Infatti sono stati fatti degli ottimi upgrade per quanto riguarda i portatili, sia da parte di AMD sia da parte di Nvidia, specialmente per quanto riguarda il chip grafico integrato e soprattutto dedicato. Infatti AMD ha proposto una nuova versione di CPU a 6 nanometri mobile che va circa il 10-15, poi dipende molto dalle situazioni, per cento in più rispetto alla serie precedente, e è a 6 nanometri, l'ho già detto, e si chiameranno Ryzen 6000. Quindi, come la serie 4000 era stata dedicata solamente ai laptop, anche la serie 6000 è stata dedicata ai laptop. Ok, bene, ci sta. Oltretutto mi piace molto il fatto che siano dei prodotti basati su CPU con litografia a 6 nanometri, quindi consumano di meno rispetto a un 7 nanometri, e su un laptop ovviamente, dato che avete batteria limitata a meno che non lo vogliate attaccare alla presa di corrente, è tanta roba. I nuovi portatili avranno dei chip grafici con architettura RDNA2, quindi con tutti i tweak del caso, ad esempio il Fidelity FX, il Super Resolution di AMD, alcuni sistemi per migliorare la grafica e le prestazioni comunque del vostro gioco, che su un portatile è tanta roba, perché fino a qualche anno fa i portatili erano il classico scatolotto con lo schermo 1080p 60Hz. Ad oggi si può in effetti definire un portatile di fascia alta portatile da gaming, fondamentalmente, perché ci sono schermi con alto refresh rate, dei chip grafici decisamente prestanti, CPU decisamente prestanti e anche a consumo ridotto, almeno per quanto riguarda AMD, e beh, ci sono tutti i crismi del caso, quindi tanta roba. In sovraimpressione avete comunque visto un pochettino di ciò che è stato trasmesso durante la conferenza, perché noi l'abbiamo vista in live sul mio canale Viola. In descrizione c'è il link e quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Ma prima di passare alla ciccia del video, vi ricordo che se volete acquistare un pochettino di schede video in maniera sicura e soprattutto veloce, c'è un canale Telegram in descrizione. È semplicemente un canale in cui dei ragazzi si hanno sviluppato un bot che vi manda la notifica quando una scheda video è disponibile. Vi consiglio di dare un'occhiata, perché credetemi, molti clienti e utenti di questo canale sono rimasti davvero soddisfatti, quindi andare a dare un'occhiata. La parte più succosa, e non c'è assolutamente nulla da nascondere, voi lo sapete, io adoro l'ecosistema Ryzen, mi vanto di aver comprato il primo Ryzen 7 1700, è stato il refresh dei Ryzen 5000. Si vociferava comunque di processori con memoria cache 3D stack, verticale oltretutto, quindi moduli di cache impilati uno sopra l'altro. Beh, che dire, tanta roba. AMD e soprattutto Lisa Su, ha mostrato un Ryzen 7 5800X 3D che in single core va decisamente meglio del mio Ryzen 9 5900X. Questo perché? Perché la memoria 3D stack non è che vada ad aggiungere prestazioni in più
a un processore, attenzione. La memoria cache è la prima memoria che un processore va ad utilizzare quando deve compiere dei task. Quindi se voi rendete lo scambio di informazioni molto più veloce del solito in quella memoria, anche le prestazioni del processore andranno a migliorare. Quindi non so se ci saranno altri processori della serie 5000 refreshati. Per adesso abbiamo visto solo il 5800X. E vi ricordo che sto video è registrato 2 giorni dopo la conferenza di AMD, quindi se nel frattempo è uscita qualche news in più, purtroppo non sono venuto a saperlo. Va bene ragazzi, abbiamo parlato dei laptop, abbiamo parlato del refresh del Ryzen 5000, abbiamo parlato di nuovi chip grafici per il laptop appunto, quindi direi che possiamo passare di... Fermo, dove vai? Ma dove vai? Che Lisa Su a un certo punto ha detto aspettate, oh mio Dio! Fate conto che qui ci sia un Ryzen 7000, un engineering sample del Ryzen 7000, ha detto comunque, sì, la tabella di marcia di AMD prosegue inesorabile e quindi per la fine, nella seconda metà del 2022, quindi diciamo settembre più o meno, come è solita fare AMD, vi facciamo vedere un pochettino i Ryzen 7000. Che avranno processo produttivo a 5 nanometri, a PCI Express 5.0, USB 4.0, DDR5 e ci ha fatto vedere comunque una presentazione, un po' di gameplay, era Halo Infinite, ha detto guardate il bellissimo gameplay ad alto frame rate, però senza un contatore purtroppo di frame, senza nessuna statistica a schermo, non mi è stato almeno in live possibile fare delle considerazioni. C'è da dire che comunque AMD da circa 4 anni a questa parte non ha mai deluso per quanto riguarda il lato CPU, anche perché è vero che i Ryzen 7000 andranno su schede madri con nuovo socket AM5 che sarà LGA 1718, quindi meglio di Intel perché Intel ha l'LGA 1700. Il refresh del Ryzen 5000 sarà disponibile sia per schede madri della serie 400, quindi se avete una X470 e volete cambiare il vostro Ryzen 7 2700X per un 5800X3D, che è un nome troppo lungo, e volete farvi un PC da gioco, beh adesso lo potete fare, tanta roba, quindi complimenti AMD. Davvero, complimenti. Per cui, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo di mettere un mi piace... No, aspettate, dobbiamo parlare di Nvidia. Nvidia ha presentato una 3050, che è una scheda per il Full HD, fondamentalmente. Anche AMD ha presentato una scheda, la 6500 XT, a 6 nanometri se non erro. Anche quella è per il Full HD. Prezzo della prima $250, prezzo della seconda $200. Quindi sì, più o meno riusciremo a trovarle intorno ai 400 euro, se siamo fortunati, visto il periodo del cavolo. E poi... Beh, Nvidia ha presentato la 3090 Ti. Ce n'era davvero bisogno? Sinceramente parlando, io non credo. Perché se già la 3090 è una scheda che puoi giustificare al limite per persone che sono content creator a livello professionale o che vogliono avere zero compromessi, la 3090 Ti con solo memorie RAM più veloci, cioè 21 GB per secondo per quanto riguarda le nuove GDDR6X e magari un tweak di potenza in più per quanto riguarda la GPU, mi sembra una scheda decisamente inutile per dei consumatori normali quali siamo noi. Se siete dei miner, beh, quella è una scheda che costa soldi, ma vi fa fare soldi. Quindi, ok, voi fate voi e se volete la comprate. Ad ogni modo, anche Nvidia ha presentato un bel po' di portatili, possiamo dire, a più che altro... Si è messa la bellina a dire sì, Nvidia con le sue schede video è la migliore scelta per quanto riguarda la content creation. Da questo punto di vista non c'è nulla da dire. Uno sceglie una scheda grafica Nvidia non solo per la potenza grezza del prodotto in sé, ma anche per tutte le semplificazioni di livello software che una scheda può offrire. Vogliamo un esempio stupido, l'accelerazione CUDA. Fantastica per rendering video, rendering 3D, oppure il codec NVENC New per quanto riguarda lo streaming. AMD è stata decisamente più vicina a noi consumatori, perché ha detto, raga, voi volete questo? Va bene, noi stiamo continuando col nostro lavoro. Nvidia invece ha detto, sì, abbiamo già tirato fuori il prodottone, quindi...
cioè, guardate quanto è bello. E hanno ragione entrambi. Non mi sento di incolpare Nvidia, perché il CES è molto spesso indirizzato a non tanto i consumatori base, quanto anche alle aziende grandi. Infatti un quarto d'ora di convention sull'automotive, sinceramente, a me mi è rimasto un po' qua. Ma vabbè, cosa ci aspetta in questo 2022? Beh, tante innovazioni molto molto carine. E una piccola previsione da parte mia. Quando ho fatto la recensione dell'i7-12700K, molte persone mi hanno detto: sì, ma stai paragonando un processore uscito quest'anno con un Ryzen 5000, nel particolare il mio 5900X, che è uscito l'anno scorso. Diciamo che la serie 12 è la prima serie della nuova architettura di Intel. Lo scontro vero ci sarà alla fine del 2022, quando AMD proporrà i Ryzen 7000 e quando Intel probabilmente uscirà con la serie 13, quindi rifinita dal punto di vista software, dal punto di vista delle memorie, eccetera, eccetera, eccetera. Il 2022 si prospetta davvero un anno molto, 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 molto divertente per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche per i PC desktop. Che poi i portatili siano importanti, questo è un dato di fatto. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del video. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. In descrizione ci sono i link utili a voi, ovviamente, prima di tutto, e in secondo luogo a me, se volete venirmi a trovare sul canale Viola. Ricordate, prossimo video a proposito di questa bimba che ormai non è più una bimba, è solo un pezzo di metallo, e dobbiamo fare un po' di chiarezza su alcuni punti. Grazie mille, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.